Non solo le restrizioni imposte dalla pandemia, anche i rischi legati all'inquinamento del mare e del litorale. A Salerno torna la preoccupazione per lo stato di salute dell'area di Santa Teresa. Il solarium in pieno centro deve fare i conti con il doppio fronte della melma che è tornata ad invadere la battigia e la fuoriuscita di materiale ferroso dal canale del Fusandola. Non mancano i timori per i risultati dell'ARPAC, che ha effettuato nelle scorse ore nuovi prelievi. Si sono verificati dei fenomeni, tra virgolette, strani in vari periodi dell'anno, anche l'anno scorso. Di acqua nera, melma nera e oleosa che proveniva dal mare, che ha invaso completamente la spiaggia, e poi fenomeni periodici che succedono continuamente, una volta ogni mese, ogni due mesi, di acqua rossa che fuoriesce dal canale adiacente al Fusandola. C'è sempre il dubbio perché in alcune analisi, alcuni risultati, i prelievi sono risultati superiori, diciamo, ai limiti di legge, non conformi ai limiti di legge. L'ultimo prelievo è stato fatto dal comune alla presenza della capitaneria per la sabbia che fu sporcata, tra virgolette, dall'acqua nera, dalla melma oleosa che veniva dal mare. Credo perché l'esame già fatto dall'ARPAC evidentemente ha portato risultati negativi. Forse la sabbia è inquinata o contaminata, bisogna verificare con queste nuove analisi.